Dragus. Bene. Allora, questo è il boss che oserei dire il più facile di tutti. È vero che qualcuno ha incontrato qualche problema con questo boss, ma solo perché credo si tratti di una mancanza di organizzazione. Perché comunque non è che ci vuole una mente superiore per fare questo boss. Ora ve lo illustro man mano che lo eseguo. Allora, innanzitutto lui, beh, ti aggra. Noi ce ne andiamo qui in un angolino. Ci stiamo proprio qua. E lo cominciamo a picchiare. Questo boss comincerà a spammare pozzanghere di veleno per tutta la mappa. Quindi, qual è il modo migliore per ucciderlo? Evitare appunto sia lo spam di queste pozioni di veleno che le strisce, che le chiameremo così, ovvero quelle cose rosse che lui fa a terra, ecco, queste qua, quell'ombra nera con quelle striscine rosse. Questo boss sostanzialmente non fa un cavolo di danno, cioè proprio non danno poco e niente. L'unica cosa che fa è queste borse, che bisogna spostarsi, evitarlo, e poi tornare a picchiare. Quindi come vedete è molto semplice. Partendo così dai bordi della mappa, quindi dal perimetro, se vogliamo, il boss non ci fa lo spam di questo veleno e quindi non ci complica la vita. Questa è una cosa molto elementare e semplice da capire. Come ripeto, non ci vuole la laurea per eseguire questo boss. Ho una mente superiore. Basta un minimo di organizzazione, come dicevo. Vabbè, qua mi ha fregato un attimo, ma non è importante. Come vedete si esegue molto tranquillamente. L'unica cosa è schivare i suoi colpi e scegliere, cioè siete proprio voi a scegliere dove lui deve farvi queste pozze di veleno. Come ripeto, è una cosa elementare capire meccaniche come queste. Ma lui mi ha fregato perché mi ha fregato quel pezzo lì, però io ora faccio così, così mi riprendo quel pezzettino, lo sfrutto fino all'ultimo. Ci curiamo un pochettino, anche se in realtà non ne avrei bisogno, però. Ok. E ora andiamo giù pesante a picchiare. Spostiamo dalla pozza. Vedete, siete proprio voi a decidere dove lui deve andare, dove lui deve colpire, dove lui deve fare le pozze. Basta, ripeto, organizzarvi. Vedete? Ora lui piglia, corre, sbatte lì contro l'entrata del dungeon. E io continuo a picchiare. Ora lui mi farà un'altra pozza. Esatto. E io mi sposto. E gliel'ho fatta fare proprio all'entrata.
Cioè, come potete vedere, questo boss ve lo prendete in giro come cavolo volete voi, come quando volete voi. E guarda, mappa totalmente vuota. Vabbè, poi gli ho fatto fare una cosa a cazzo, va bene, non importa. Cioè, il centro della mappa è totalmente libero da veleno. Il veleno è solo nei bordi, perché io ho deciso che lui doveva fare il veleno nei bordi. Prima ho sbagliato, gliel'ho fatto fare un po' più distante, però ho recuperato in quel modo. Morto. Le pozze scompaiono. Zero difficoltà.